Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della 100 Baby Challenge. Allora, siamo arrivati finalmente al compleanno di Federico e Nicola. Infatti, come vedete, Isabel sta preparando la torta. Cosa abbiamo guadagnato? Niente, cioè, nel senso, è un disastro. E sono riuscita a pagare le bollette, che mi avevano già disattivato la corrente. E spero adesso che, avendo solo due bebè, nel momento in cui Federico e Nicola cresceranno, sia un po' più gestibile la situazione, perché vedete, lei penso siano una settimana, 15 giorni che non si diverte. Una settimana, 15 giorni magari no, però un bel pezzo. E quindi poveretta, veramente, è distrutta. E Serena ed Emanuele non sono ancora riusciti a raggiungere il 10 a scuola, ma confido che a breve ce la faranno. Nel frattempo, come vedete, Federico mi ha combinato un putiferio di nuovo. Non so come organizzare la casa, cioè io non ho mai giocato una partita più apocalittica di questa, se devo dirvi la verità, Allora, aspettiamo che lei esattamente abbia preparato la torta. Yes! Yes! Oh, sì, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Allora, Nicola, come aspirazione per questa età, c'ha l'aspirazione mentale, mentre come tratto, ragazzi, cioè io non so in che casa vivremo, anche lui purtroppo come primo tratto infantile è venuto fuori sciatto. Non l'ho deciso io. Anche a te tanti auguri! Questo amore qui. Allora, Federico, purtroppo anche lui, c'ha prodigio artistico. E come primo tratto, preparatevi, perché però non mi ricordo mai dove trovarli. No, eccolo qua. Schifiltoso. Eh sì. Chiamiamo a tavola, così mangiamo tutti. Soprattutto tu che hai fame. Adesso però si pone il problema di io come sistemo il tutto con 17 simoleon. Ho dovuto mettere anche questa lampada qui, perché sennò si svegliavano tipo ogni 30 secondi. C'è stata la notte scorsa che praticamente non hanno dormito, perché si svegliavano sempre. Allora, al momento ho sistemato così, anche se non mi piace neanche un po', onestamente. E come vedete ho rimpicciolito la camera dei bimbi, anche perché adesso siamo rimasti a due, quindi non ci serve tutto quello spazio. E ho allargato anche la casa in qua per creare spazio in più per i letti. Adesso che speriamo la situazione si risolva, con lei sempre costantemente esausta, vorrei che appunto guadagnasse qualcosina per mandare avanti la casa. Ecco. Allora, tu hai fame, stai già mangiando la torta, tu cos'hai? Sei stanco, vabbè, mangiati la torta intanto. Tu, mamma, vai a dormire, anche se dovresti fare la pipì. Insomma, bisogna creare un altro bagno. Bisogna sistemare il discorso delle camere, non per una questione di qualità dei letti, ma per una questione di disposizione dei mobili. Quindi siccome adesso qua gli ultimi due gemellini stanno bene, più di dover mangiare, cosa fai? Cosa fai? Quindi sistemiamo il look anche ai due gemellini appena cresciuti, così ce lo togliamo dalle scatole, ci togliamo un pensiero. Ok, allora, ecco qui Federico, il bambino incontentabile, nei suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa e in costume da bagno. Mentre lui è Nicola, nei suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa. Mi sono neanche accorta che aveva gli orecchini.
Ok, da festa e in costume. Va bene, torniamo a noi. Ok, eccoci tornati in questa super casona. Allora, qua come siamo presi? Ma voi andate a scuola subito? No, fra qua... Ah, cacchio, è venerdì? Allora, sì che fra 4 giorni andate a scuola. Caspita. Caspita, caspita. Dove sta andando? Ah, sta andando a svegliare suo fratello, perché ovviamente... Perché? Cioè, sei stanco, vai a dormire. Poverino. Cosa ti ha fatto tuo fratello? No, guarda... Lascia stare. È un momento, passerà. È una fase, passerà. Deve lavarsi anche lei. Anzi, facciamole fare il bagno con la schiuma. Ma Isabel, cosa stai facendo? Cioè, davvero giocare è più importante di dormire? Potresti fare la pipì mentre tua figlia mangia. E dopo dormi, poi penseremo al tuo divertimento. E anche lui dovrebbe lavarsi. Però al momento gioca un po', dai. I compiti li hai... Gioca con sentimento. I compiti li hai fatti? No. Così aumentiamo con il controllo emotivo. Qui quanto è avanti? 2. Allora mettiamo via. Qui. Buttiamo via. Dai Isabel, che domani voglio fare i milioni. Voglio diventare ricca. Farti avere una casa da regina. La regina dei bambini. Che schifo. Che schifo. Ho già 2 figli sciatti. Cioè, non solo li ho tutti. Ridi anche. Cioè, non solo li ho tutti uomini. Praticamente. Che va bene. Onestamente non mi interessa, perché l'ultima figlia che faccio prima che lei diventi vecchia deve essere una femmina, sennò ho perso la sfida. Quindi mi interessa di più quello, però lui se la sghignazza, lasciamo che se la sghignazzi e ci mangiamo i cereali. I compiti li possiamo fare tranquillamente in un altro momento. Che angoscia. Vabbè, intanto che lui vada. E lei perché si è alzata? Allora. Anche lui c'ha un po' di fame. Lei si è alzata perché è annoiata a morte. Ah sì, Fai. Non c'è tipo. No. Il bagno con la schiuma, bisognerebbe anche pulirlo. Troppa gente sveglia qua, ragazzi. Troppa gente sveglia. Senti, tu te lo fai in un altro momento. Il bagno. E tu? Praticamente mi sono cresciuti dei bimbi obesi. Tu potresti invece occuparti della zona di qua. Per scavare o quello che è. Giustamente lei si annoia, cosa fa? Fa casino. Vabbè, ovvio. Ma cosa fai, Giulio? Madonna, Giulio, ti soffoco. Non ti avevo detto di mangiare io prima. Sì, che ce l'hai qua tu. Ma l'hai finita, credo. E questa mi sa che l'hai finita. Ah, sì. Viviamo proprio in un pasticcio di casa, sul serio. Intanto loro stanno raccogliendo, molto bene. No, tu smettila. Tu smettila e addirittura sai cosa fai? Ripulisci sto casino. Lo ripulisci perché è inammissibile. Sentite che terminologia che uso. Qui come va? Manca ancora un po'. E usa. Ah cacchio, lui puzza. Eh sì, tu puzzi. Fai la doccia. Ma perché le dico di pulire e lei non pulisce? Punto di domanda.
Ragazzi miei, finché non possiamo permetterci qualcosa di più, mi annoierete sempre a morte. Madonna del cielo, prima era Federico il bimbo incontentabile. No, smettila, vai a letto. E tu? Marco? Sti bambini che tirano la bocca? No, non dargli retta. Torna a dormire. Pulisci in giro tu per cortesia. È vero, loro devono andare a scuola. Allora, siccome c'è tuo fratello, Emanuele, yuhu! Lascia stare e corri a scuola. Eh sì, lo so, non deve essere stata una bella visione. Allora, mangia le tue patatine. Allora, sapete cosa proviamo a fare? Proviamo a mettere stiri a sodo per vedere se magari per un qualche fortuito motivo non mi tornano a casa che hanno preso 10, così li facciamo passare di età. E allora adesso tu lavati e poi fai la doccia. Tu lavati, oh mamma mia. Cioè ho dei lapsus freudiani veramente da invidia. Se volevo dire mangia. Congratulazioni, grazie papi. Sì, insomma, volevo dire mangia. Vabbè, dai, tu ti sei lievemente ripresa. Allora, perlomeno, facciamo il parfait. Gliel'ho fatto fare mentre giocavo da sola. Praticamente è venuto scadente, ma gliel'ho fatto mangiare lo stesso. Ho fatto mangiare tutti lo stesso. Ah, perché è l'ora del brunch adesso. Insalata caprese. Cioè, non me ne è fregato assolutamente niente. Ho detto, zitti e mangiate. No, che puzza. E lui anche lui, oddio. No, ma le fa tutte scadenti. Sì, perché è tesa. Pazienza, non me ne frega niente, cioè nel senso. Ve la cuccate lo stesso. 10, ragazzi, 10, 10. 10, 10, stupendo, stupendo, stupendo. Più bello di così non potrebbe essere. E allora, sapete cosa facciamo? Li facciamo diventare adolescenti. Allora, aggiungi le candeline. Aspettate che mi giro di qua. E soffia sulle candeline. Tanti auguri a te! Sì! Eccola qui! Allora, Serena, come aspirazione adolescenziale e dell'età adulta successiva, ha questa qui. Stella delle barzellette. E come secondo tratto aggiuntivo per il passaggio di età adolescenziale è vegetariana. E dopo ce li guardiamo bene. Aggiungi le candeline. Vado che arrivi tuo fratello. Vai qui. E soffia sulle candeline anche tu. Tanti auguri a te! Ok, allora Emanuele, come aspirazione, Madonna, lo vedo già bruttissimo da dietro, dov'è? Scusate, ma eccolo qua. Ha, no, sì, questo qua. Grande famiglia felice. E come secondo tratto, e questo l'ha preso tutto dalla mamma, ha il tratto infantile. Benissimo. Ora, per farli passare di età, devono avere adesso gli adolescenti, oltre che 10 a scuola, anche una di queste completa. Per esempio, lui è quasi arrivato al massimo della responsabilità. Quindi nel momento in cui sarà al massimo della responsabilità e avrà ottenuto un 10 a scuola, potremo farlo passare di età giovane adulto e mandarlo via di casa. Stessa cosa lei. Comunque al momento sono tutti e due ancora da 8. Chiamiamo a tavola. Come
così questa torta ce la mangiamo e ce la gustiamo. Madonna, è una palla, è tondo, è enorme, guardate che roba. Dopo gli cambiamo il look e poi facciamo terminare qua questo episodio. Allora ragazzi, quando io vi dicevo che ero preoccupata, c'era un motivo, ha una bocca gigantesca. Io ve lo giuro, dal punto di vista genetico non ho ritoccato niente, ho solo modificato le sopracciglia qua dalla scelta. Ma lei non ha il nasone, vedrete il fratello. Comunque, cioè ha gli occhi piccoli, ha sta bocca enorme, cioè io non lo so, mi spaventa parecchio. No, poverina. Allora, quotidiano l'ho tenuto quello che aveva già prima, le ho cambiato solo il colore, però è magrissima, c'è un fisichetto, niente male. Quindi, quotidiano, formale, sportivo, da notte, da festa e da piscina. Il fratello invece, ragazzi, cioè, preparatevi perché, addio, guardate il naso! Se voi avete presente Jacques Villarreal, di profilo è sputato, forse ce l'ha meno lungo, diciamo, però comunque la gobona è la stessa, è una cosa impressionante, ci sono rimasta malissimo quando l'ho visto. In più la bocca è sempre enorme, ma non come sua sorella avrà il nasino, ma una bocca, ragazzi, da fare invidia. E vabbè, gli occhi viola, che già sapevamo. Allora, quotidiano gli ho tenuto quello che aveva, ma come fai a vestire una forma del genere, che è praticamente una sfera con due, tipo, con una piramide, anzi, e un rettangolo attaccato sotto? Come si fa? Non lo so. Formali, sì, infatti fa un po' schifetto, ma come faccio? Sportivi, da notte, da festa, guardatelo, e questo è una palla, sembra incinto, oh mio Dio, che robe. Ok, eccoci tornati ragazzi, io questo episodio lo farei finire anche qui, nel senso che non manca tantissimo neanche al compleanno, tre giorni degli ultimi gemellini. Ragazzi, qua non dico che è una corsa, però sì, è da morire. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando non perdetevi il prossimo e mettete un like, iscrivetevi alla pagina, sapete che mi fa un sacco piacere se lo fate, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.